Grazie a tutti per essere intervenuti. Farò una brevissima presentazione del professor Aldo Montesano, dopodiché ci sarà il saluto del magnifico rettore, poi la lecture del professore e poi delle domande e risposte alla fine. Il professor Montesano è autore di oltre 100 pubblicazioni internazionali su molteplici tematiche, prevalentemente di microeconomia, equilibrio generale, teoria delle decisioni, storia del pensiero economico. Dopo la laurea in economia alla Bocconi di Milano, il professor Montesano ha svolto attività di ricerca al Massachusetts Institute of Technology. Presso l'Università Bocconi egli è stato direttore del Dipartimento di Economia, membro del Consiglio di Amministrazione e prorettore. Il professor Montesano è stato ed è tuttora membro di comitati scientifici di numerose riviste di economia ed egli è attualmente presidente della Società Italiana degli Economisti. È anche membro dell'Accademia dei Lincei ed è professore emerito dell'Università Bocconi. Sul tema della lecture di oggi è autore del libro Economia politica, natura e problemi, Università Bocconi Editore 2014. Lo voglio ringraziare veramente in maniera particolare per aver accettato la sfida di trattare un tema non semplice con una modalità accessibile a tutti, quindi anche a studenti di diversi corsi di laurea. Passo la parola al magnifico rettore. In piedi che sono. Buonasera a tutti. A distanza di 3 giorni torno in quest'aula e la trovo, l'altro ieri c'era l'inaugurazione dell'anno accademico. Oggi c'è una cosa estremamente molto importante perché c'è il professor Montesano che è qui a parlare di un argomento che vedo interessa molti, perché avere un'aula di queste dimensioni con tutti quei studenti penso che faccia invidia a molti colleghi, a molti professori, perché non è facile. Questo sicuramente è dovuto alla presenza del professore che ci ha fatto questo regalo oggi di essere qui con noi e fa parte di questi incontri che sta organizzando il professor Signorelli, che vedo hanno sempre più successo. Vuol dire che cogliere il segno, perché è come un centro. Il nostro polso sono loro. Se i nostri studenti sono presenti vuol dire che la cosa interessa e è interessante. Se non ci sono vuol dire che abbiamo, lei lo sa meglio di me perché ha fatto questa vita per tanto tempo, quindi sa quello che è. E noi dobbiamo essere grati a loro per tutto ciò che noi facciamo per loro, sì, ma anche quello che fanno loro per noi. Io non voglio trattenermi oltre, mi scuso, ma ci tenevo ad essere presente per presentare il professor Montesano, ma lontano perché oggi è una giornata abbastanza carica. Senato, Consiglio di Amministrazione, adesso altri incontri, non ci facciamo mancare niente, però quando si vedono aule così c'è soddisfazione nel fare il rettore. Grazie e buon lavoro. Invito il professor Montesano a tenere la sua lecture su potenzialità e limiti della scienza economica. Prego. Bene, molte grazie per l'invito e molte grazie per l'introduzione che è stata veramente gentile. E grazie per l'invito per poter parlare a voi di un argomento che mi sta a cuore, che riguarda la visione generale della teoria economica al giorno d'oggi.
E prima di parlare dei limiti e delle potenzialità della scienza economica, preferisco dare una breve sintesi di come io concepisco la natura e le caratteristiche della scienza economica e anche l'evoluzione che vi è stata in essa. Prima cosa, cosa studia l'economia politica? L'economia politica studia l'organizzazione sociale per quanto riguarda l'attività economica, quindi è una parte delle scienze sociali con riferimento all'attività economica. Cos'è l'attività economica? L'attività economica consiste sostanzialmente negli scambi, nella produzione e tutto ciò che è collegato con scambi e produzione, quindi redditi, prezzi, eccetera. Come è nata la teoria economica, la scienza economica? È meglio avere uno sguardo complessivo, anche se molto rapido. La scienza economica, come noi la vediamo, si è formata negli ultimi 3 secoli. Prima non c'era nulla di comparabile. E i suoi fondamenti sono nati come effetto della rivoluzione culturale che vi è stata col Rinascimento. E due aspetti di questo sono rilevanti. Uno è la rivoluzione scientifica che vi è stata da Galilei in poi, in cui il mondo è stato studiato, osservandolo e cercando di razionalizzarlo, cioè di fare delle teorie su di esso. L'altro aspetto rilevante che vi è stato col Rinascimento, il nuovo approccio all'analisi della politica, da Machiavelli in poi. Cioè si è visto il mondo politico, quindi l'organizzazione sociale sotto questo aspetto, così come è. Mentre prima, nell'epoca medievale, c'era sempre il ricordo dell'impero romano e l'unica costruzione politica che era concepita e in qualche modo proposta era il Sacro Romano Impero, qualcosa del genere. Non la politica così come veniva fatta giorno per giorno da chi deteneva il potere. L'economia politica, come l'intendiamo ora, si è formata in definitiva con la teoria classica. Prima c'erano state tante cose, però una costruzione sistematica vi è stata con la teoria classica, cioè da Adam Smith in poi. E nella posizione di Adam Smith, l'attività economica, e quindi con l'illuminismo che ha costituito un passo notevole, in cui la società è stata separata dallo Stato e non è stato visto come gli individui non sono più sudditi, ma sono cittadini, e lo scopo dell'attività economica e della società è il benessere dei cittadini, non è la potenza o ricchezza del re, del principe, dello Stato, diremmo oggi, come invece era visto con la visione mercantilista. Nella visione mercantilista che prevaleva nel 600 e anche nel 700, lo scopo dell'attività economica era la ricchezza del re, la sua potenza militare, e quindi ci voleva un avanzo commerciale nei rapporti con l'estero, bisognava aumentare la quantità di oro posseduto perché le guerre si facevano con l'oro, ovviamente. Mentre da Adam Smith in poi ciò che conta lo scopo è il benessere sociale. Basta pensare che la prima funzione di benessere sociale, quella di Bentham, origina proprio in questo periodo con la teoria classica, più o meno. Quindi l'economia politica analizza l'organizzazione sociale nei riguardi dell'attività economica, quindi nei riguardi per esempio della produzione complessiva di una nazione. Il libro di Smith riguarda della ricchezza delle nazioni, quindi si riferisce alle nazioni, e le nazioni sono composte da cittadini, quindi non c'è solo il re. Anzi, il re viene considerato, l'attività del re, un lavoro improduttivo, secondo lo schema con cui allora venivano distinti le attività produttive da quelle non produttive. Oggi poi quella distinzione è caduta. Ecco, e
quindi quello che conta è l'organizzazione sociale, cioè come è organizzata la società. Non contano invece le caratteristiche dei singoli agenti economici. Quindi gli agenti economici vanno studiati perché la loro attività è quella che determina la situazione economica complessiva, però vengono presi come dati, cioè l'economia non si interessa, l'economia politica, la parola, l'aggettivo politico è quello che conta, cioè riguarda l'organizzazione complessiva di una nazione, non studia, non determina come si deve comportare il singolo cittadino, vuole determinare come deve essere organizzata la società dal punto di vista economico. Quindi gli individui sono presi così come sono, se sono buoni o se sono cattivi. Mentre la visione medievale, quella che è moralistica medievale, era l'esatto contrario. Veniva studiato il comportamento individuale prendendo come data l'organizzazione sociale. Quando San Tommaso parla del giusto prezzo, si riferisce al prezzo che deve fare il mercante. E lui indica come si deve comportare il mercante se è buono, se vuole andare in paradiso, per esempio. E non si interessa di come deve essere organizzato il mercato, perché il mercato sia, per esempio, benefico per la società nel suo complesso. E da questo che è nata lo sviluppo della scienza economica, che si è determinata su questa base, e si è determinata su questa base in questo modo. Io sintetizzo lo sviluppo che vi è stato. Abbiamo visto che Adam Smith ha scritto il suo libro, il titolo è Della ricchezza delle nazioni, e come lui vede, innanzitutto ricchezza per Smith è quello che noi oggi chiameremmo reddito, non patrimonio. Quindi ricchezza significa per Smith reddito, quindi crescita del reddito, della produzione di un paese. E la crescita è determinata per lui sostanzialmente dalla divisione del lavoro, quindi dal fatto che la produttività del lavoro è tanto maggiore quanto più diviso è il lavoro. Non è che uno che deve fare tutto quanto di un bene, il suo esempio che porta è la fabbrica dei chiodi. Come si aumenta la produttività dei lavoratori se c'è una specializzazione nella produzione. E la specializzazione nella produzione, nella divisione del lavoro, è determinata anche dall'ampiezza del mercato. Più ampio è il mercato, più conviene che la produzione avvenga con divisione del lavoro e così via. Quindi la ricchezza delle nazioni è sostanzialmente fondata da questo, diciamo c'è l'accumulazione del capitale, ma quello che conta, questa c'è, perché c'è divisione del lavoro, quindi una nuova tecnologia di produzione, e c'è i mercati sempre più ampi. E quindi ne consegue che nella discussione sul commercio internazionale che si aprirà poco dopo Smith, la tesi degli economisti fu quella di sviluppare il commercio internazionale, libertà di commercio internazionale. Il commercio internazionale conviene a tutti e due i paesi che scambiano tra di loro. C'è un vantaggio comune, come c'è un vantaggio comune nello scambio. Nello scambio sia il compratore che il venditore traggono un vantaggio. Nella visione mercantilista il commercio internazionale veniva visto solo con lo scopo di avere un avanzo nel commercio, in modo da avere un'entrata di oro che doveva servire per gli scopi militari del principe. Il passo successivo fu quello di vedere nel processo di crescita di una nazione come si distribuisce il prodotto. Quindi la divisione, la distribuzione del prodotto tra le classi sociali. Quindi che allora erano distinte, siamo nei primi dell'Ottocento, in tre classi, che erano i capitalisti, i lavoratori e i proprietari di terra, e vedere come nel processo di crescita di un paese crescessero, in che misura e in che modo
i redditi di questi tre gruppi, di queste tre classi. Beh, con previsioni che poi ovviamente, come al solito, non si realizzarono. Un secondo aspetto che poi fu sviluppato, già quindi siamo metà Ottocento grosso modo, furono le discussioni su moneta e banca. Cos'è la moneta? Com'è l'organizzazione del sistema bancario? Tutte questioni di questo tipo. Ecco, perché si sviluppò questi studi? Beh, sostanzialmente, secondo me, si svilupparono perché a metà Ottocento l'Europa divenne un centro finanziario e monetario importantissimo. Anche allora il mercato principale era a Londra. Avvenivano scambi imponenti di finanziamenti e quindi c'era da studiare come organizzare tutto questo movimento. Basta pensare che quando la Francia perse contro la Germania la guerra del 1870, quella che determinò la caduta di Napoleone III, la Francia riuscì a pagare il debito contratto col trattato di pace con la Germania, quindi un pagamento richiesto dalla Germania alla Francia. La Francia lo pagò in anticipo ottenendo un finanziamento dal sistema finanziario di Londra, cosa che invece non fu possibile dopo la prima guerra mondiale, quindi dopo, quando il trattato di pace che seguì la prima guerra mondiale prevedeva un pagamento dalla Germania alla Francia. La Francia ci teneva alla rivincita, e non fu possibile non tanto perché la Germania non aveva la somma da pagare, ma perché non c'era più il sistema finanziario che c'era stato precedentemente. Londra aveva ormai perso, con la prima guerra mondiale che è stato un disastro generale, aveva perso tutta la sua ricchezza. E così, e quindi ci furono i primi studi di carattere monetario e bancario, furono in questo periodo. Poi quello che divenne rilevante, si sviluppò l'analisi in economia dei mercati e dei prezzi, cioè la teoria dello scambio. Perché questo? Perché non basta produrre, bisogna anche vendere. Cioè la realizzazione del prodotto, chi ha appena letto un po' anche Marx, legge che c'è non solo la produzione, c'è anche la realizzazione della produzione, quindi la vendita. E quindi l'analisi dello studio dei mercati e quindi quell'allargamento di questa analisi per tener conto che i mercati sono tra di loro interdipendenti, legati. Ciò che accade su un mercato si riflette su ciò che accade in un altro, negli altri mercati. E anche il fatto che ciò che avviene in un settore ha effetti su altri settori, anche indipendentemente dai mercati, sono le esternalità che si determinano. E anche c'è poi lo studio che non tutti i beni sono trattabili allo stesso modo, la distinzione tra beni privati e beni pubblici. Beni pubblici in economia non sono i beni che appartengono allo Stato, ma sono quei beni la cui utilizzazione, il cui consumo è simultaneo per molti consumatori. Un panino è un bene privato perché se lo mangia Tizio non può mangiarlo Caio. Uno spettacolo teatrale è goduto da tutti gli spettatori indipendentemente. Lo spettacolo teatrale è escludibile, basta che la sala sia chiusa e non si fa entrare chi non ha pagato, ma ci sono degli altri beni pubblici che non sono escludibili, come la presenza di un sistema giudiziario, di difesa, di ordine pubblico e così via. E quindi questi sono dei beni, dei servizi o dei beni che hanno una natura diversa, non si scambiano sul mercato. E da questo che è nata poi la teoria che in Italia è stata chiamata di scienza delle finanze, cioè come si organizza la produzione di questi beni, dei beni pubblici, e come vanno pagati coercitivamente, quindi con le imposte obbligatorie, per evitare che qualcuno ottenga i servizi pubblici senza aver pagato le imposte, senza averli pagati.
Ecco, un altro fattore che è determinato anche questo da fatti storici è che fino alla fine dell'Ottocento il mercato che veniva studiato era solo quello concorrenziale, perché quella era la situazione corrente nell'industria di quel periodo. Ma con la fine dell'Ottocento cominciarono a nascere monopoli, trust, accordi tra produttori, naturalmente questo in Inghilterra e soprattutto anche negli Stati Uniti. E allora si accrebbe lo studio dei mercati non concorrenziali. Nacquero le prime legislazioni antitrust sulla base di questi studi. Il mercato concorrenziale è migliore dal punto di vista del benessere dei cittadini e quindi è opportuno che vengano introdotte leggi, le leggi antitrust, per evitare che ci siano monopoli e mercati non concorrenziali in qualche misura. Poi si è visto che mercati non concorrenziali sono quasi la generalità dei mercati in alcuni casi e che quindi bisogna in alcune volte convivere con essi, però evitando le forme estreme di monopolio che sono dannose ovviamente dal punto di vista generale. L'economia poi è evoluta ancora introducendo altri aspetti dell'organizzazione sociale finora poco studiati. Per esempio, sulla dinamica economica, le teorie classiche originarie riducevano tutto sostanzialmente all'accumulazione del capitale. L'economia cresceva perché c'era accumulazione del capitale con cui si produceva, si poteva produrre di più e questo determinava la crescita. E naturalmente quelle teorie poi arrivavano alla fine ad uno stato stazionario quando il reddito derivante dai capitali si sarebbe naturalmente ridotto fino alla sussistenza del capitale, così come per la popolazione sulla base della legge di Malthus. Però l'elemento principale della dinamica economica della crescita non è l'accumulazione del capitale. Il primo a mettere in evidenza questo fu Schumpeter, è l'innovazione. La produzione cresce perché c'è innovazione, perché ci sono nuovi beni, vengono trovati nuovi beni, nuovi sistemi di produzione, eccetera, eccetera. E quindi la teoria della dinamica si è modificata per introdurre le questioni legate all'innovazione. E poi l'altro elemento che è abbastanza vicino, anche se in conflitto con questo, è quello che riguarda l'analisi delle crisi e il contrasto alle crisi. Quindi il nome di riferimento ovviamente è quello di Keynes e la teoria della politica economica è in gran parte riferita al problema delle crisi economiche e del loro contrasto. Un altro sviluppo che poi si è determinato, e ora arriviamo a tempi più recenti, diciamo siamo a metà del Novecento, è stato sostanzialmente l'econometria, cioè la possibilità di impiego di metodi statistici per rilevare i comportamenti economici. E l'econometria è ancora un settore in forte sviluppo. Un altro aspetto della teoria economica che si è sviluppato negli anni 70, questo, è quello riferito alla teoria dei giochi. Nella teoria dei giochi l'aspetto rilevante sono lo studio degli esiti che risultano quando ci sono comportamenti strategici. Cioè ci sono molte questioni, molte occasioni in cui gli agenti economici non accettano quello che osservano, ma tengono conto nel compiere la loro azione quali sono gli effetti della loro azione sul comportamento degli altri. E quindi ciascun giocatore tiene conto nel compiere la sua scelta di qual è la reazione dell'altro giocatore o degli altri giocatori e sa che l'altro giocatore fa allo stesso modo.
qual è l'esito che viene fuori? E questo è quello che viene studiato dalla teoria dei giochi. Nei comportamenti di carattere oligopolistico o altro tipo di comportamenti, la teoria dei giochi è essenziale per poter comprendere qual è la situazione, l'esito che viene fuori quando lo stato dei fatti richiede comportamenti strategici, evidenzia la presenza di comportamenti strategici. Un altro settore che si è sviluppato molto negli ultimi 50 anni è quello che riguarda le scelte e gli esiti che risultano in condizioni di incertezza, cioè quando si tiene conto non solo del rischio normale, ma anche delle situazioni di incertezza più generale. Quali sono i modelli con cui si può analizzare il comportamento degli agenti e l'esito risultante dal comportamento dei diversi agenti. Ora, l'incertezza è un campo abbastanza vasto, determinato soprattutto dal fatto che i comportamenti individuali non sono del tutto razionali se si tiene conto dell'incertezza, e questo è un fatto, si potrebbe dire, non, forse fisico più che psicologico. E basta tener conto che l'analisi dell'incertezza, l'introduzione del termine probabilità è avvenuto nel 600, 500, 600, Cardano, prima non si accettava che ci potesse essere una situazione non incerta. Era sempre, si pensava che fosse determinato da qualcos'altro che non si conosceva, ma che ci fosse un determinismo essenziale. E lo sviluppo della introduzione dell'incertezza nella scienza, nel considerare le teorie stesse incerte, è avvenuto abbastanza recentemente. Tutta la meccanica classica è fondata su principi di certezza, non di incertezza. Ma quando si va nella teoria dei quanti, lì è tutto un altro mondo. È un mondo in cui tutto è fondato sull'incertezza. Il principio di indeterminazione ha messo in evidenza per la prima volta chiaramente questo aspetto, ma poi si è sviluppato enormemente. E l'economia deve studiare situazioni in cui l'incertezza è rilevante. Faccio un esempio, giusto per... In genere si fanno dei modelli molto semplici per affrontare queste cose. Ma per esempio c'è il caso in cui si vince se si estrae da un'urna una pallina di colore bianco, e nell'urna, per esempio, ci sono 50 palline di colore bianco e 50 palline di colore nero. Allora uno dice la probabilità di vincere è del 50%. Poi se si mette a raffronto questa situazione con un'altra in cui si vince se esce la pallina bianca, però non si conosce qual è la composizione dell'urna, e allora qual è la probabilità di vincere? Conviene scommettere o non conviene scommettere? Quale analogie e diversità ci sono? Questo è un tipo di incertezza diverso dal precedente, perché prima si conosceva la composizione dell'urna e si poteva vincere o perdere a seconda che uscisse la pallina bianca o nera, ora ancora si vince o si perde, se esce la pallina bianca si vince, se esce la pallina nera si perde, però non si sa qual è la composizione dell'urna. Quindi c'è un grado di incertezza maggiore. Che tipo di incertezza è? Non è il rischio probabilistico, è un rischio probabilistico di tipo diverso. Ecco, un altro settore in cui ci sono stati sviluppi notevoli, ora ne indico gli ultimi tre, sono stato uno, l'analisi, prima ancora, c'è l'economia sperimentale. In economia non si facevano esperimenti, si riteneva quasi impossibile fare esperimenti. Poi, da un certo punto in poi, si è cominciato a fare esperimenti, soprattutto sia per situazioni di scelta in condizioni di incertezza, sia anche su mercati, per vedere se
mettendo insieme diverse persone che possono scambiare, si ottengono degli scambi e dei prezzi corrispondenti, per esempio, a quelli di un'economia concorrenziale o così via. E si fanno esperimenti di questo tipo e si trovano dei risultati, alcune volte ragionevoli, altre volte meno ragionevoli, e questo alimenta ancora lo sviluppo di questo ramo dell'economia. Naturalmente non si possono fare esperimenti su tutte le cose, si possono fare esperimenti su alcuni aspetti dell'economia. Ecco, un settore che si è sviluppato notevolmente perché è importante in economia riguarda l'analisi dell'informazione. In origine si ammetteva che l'informazione fosse completa e condivisa da tutti, poi si è introdotto il caso di asimmetrie informative, poi il caso in cui gli agenti economici rilasciano informazioni, possono rilasciare o no informazioni e vedere come agiscono, se le rilasciano o no, in che occasione e perché. Un altro settore che si è sviluppato notevolmente, visto gli sviluppi tecnologici degli ultimi 20 anni, è la teoria delle reti, che prima non veniva analizzata. E poi un tema che è sempre stato alle spalle, ma è interessante, è quello della complessità. La complessità è il caso in cui ciò che osserviamo non è spiegabile osservando gli elementi che compongono l'insieme. Quindi non si può adottare quello che è il riduzionismo metodologico, che in economia è l'individualismo metodologico. Quindi osservando i comportamenti individuali e mettendo insieme i comportamenti individuali non si riesce a spiegare una certa realtà, che dipende dal fatto che ci sono molti individui che agiscono più o meno insieme, anche se diversamente l'uno dall'altro, ma che il risultato dipende dalla complessità del sistema. Ecco, detto questo, quindi ho dato uno sguardo rapidissimo su ciò che è accaduto sulla teoria economica negli ultimi 3 secoli sostanzialmente, vediamo un poco come si caratterizza la scienza economica più o meno oggi. Innanzitutto, che cos'è la scienza in genere? Cos'è la scienza? La scienza è ricostruzione razionale della realtà osservata. Noi osserviamo una certa realtà e facciamo una costruzione, la semplifichiamo, e facciamo una ricostruzione razionale, un modello. E qual è il modo di procedere? Il modo di procedere è questo: si osserva la realtà, si prendono in considerazione gli elementi ritenuti rilevanti, si ipotizzano relazioni tra questi elementi, se ne traggono delle implicazioni e le implicazioni vengono confrontate con la realtà. Se si osservano discrepanze tra ciò che abbiamo ottenuto come implicazioni della razionalizzazione che è stata fatta, si hanno discrepanze con quello che si osserva, si modifica la teoria per ridurre queste discrepanze. Quindi c'è un processo di osservazione. Si traggono gli elementi ritenuti rilevanti, si semplifica la rappresentazione di tutti gli aspetti che si possono vedere, su questi elementi si fanno delle ipotesi sulle relazioni che vi sono tra loro e da questo modello razionale che viene costruito se ne traggono delle implicazioni da confrontare con la realtà e si procede in questo modo. E quali sono le ipotesi tipiche della teoria economica? La teoria economica, quella che si studia ormai sui libri correntemente, è che le azioni degli agenti economici sono azioni intenzionali, cioè sono delle scelte. Questo non significa che siano razionali, non sono necessariamente razionali, però sono scelte intenzionali. Noi prendiamo gli agenti economici, li mettiamo di fronte a diverse alternative tra cui possono scegliere e nella teoria della scienza economica si dice loro scelgono una di queste alternative. E come rappresentiamo questo? Introducendo le preferenze. E diciamo, loro hanno delle preferenze, quando si trovano di fronte a tante alternative scelgono l'alternativa che preferiscono.
Quindi non c'è una introduzione di razionalità, non è detto che l'alternativa che preferiscono sia quella veramente che fa bene a loro. E hanno delle preferenze, al massimo che si introduce è una delle ipotesi di coerenza nelle preferenze. E la ipotesi di coerenza più usata è quella della relazione di transitività. Se A è preferito a B e B è preferito a C, allora A deve essere preferito a C. L'unica ipotesi, diciamo, di razionalità che viene introdotta spesso è questa. Non è neanche necessaria, se ne può anche fare a meno nella teoria economica, però è quella che viene normalmente accolta per comodità. Una volta che noi abbiamo descritto così le azioni degli agenti economici, ciascuno tra le alternative che gli si presentano sceglie quella che preferisce, e noi introduciamo la nozione di equilibrio. Cos'è l'equilibrio? L'equilibrio è un insieme di scelte compatibili tra loro. Quindi abbiamo equilibrio quando le scelte dei diversi agenti economici sono tra di loro compatibili. Se uno ha scelto di comprare una bicicletta a 1000 euro, questa sua scelta tra insieme alle altre scelte degli altri individui fa parte dell'equilibrio se c'è un altro individuo che ha deciso di vendere una bicicletta a 1000 euro. E quindi le scelte dei due agenti sono tra di loro compatibili. Quindi l'equilibrio in economia non è altro che questo: compatibilità tra le scelte degli agenti economici. Nella teoria del mercato concorrenziale si ha equilibrio se il prezzo è quello che determina l'eguaglianza tra quantità domandata e quantità offerta, perché così chi vuole comprare a quel prezzo riesce a comprare quanto vuole comprare, chi vuole vendere a quel prezzo riesce a vendere quanto vuole vendere a quel prezzo. Quello è l'equilibrio nel mercato concorrenziale. Ma questa nozione di equilibrio si estende anche ad altri mercati e a altre situazioni. Quindi, avendo una società composta da tanti agenti economici, noi abbiamo l'equilibrio quando le scelte, quindi sulla base delle preferenze degli individui, le scelte degli agenti economici sono compatibili tra di loro. Stiamo attenti, equilibrio non significa stazionarietà, non significa che questa situazione si ripete indefinitivamente nel tempo. Non interessa questo, noi stiamo analizzando cos'è un equilibrio economico. Poi, nel tempo successivo, dipende quali sono le condizioni che ci sono nel tempo successivo. Probabilmente quell'individuo che ha comprato nel tempo precedente la bicicletta a 1000 euro, nel tempo successivo non vuole comprarne un'altra bicicletta a 1000 euro. Quindi nel tempo successivo ci sarà un'altra situazione, quindi un altro equilibrio. Quindi l'equilibrio è riferito normalmente in economia a una situazione. In quella situazione ben definita e rappresentata dagli altri dati delle ipotesi. Quali sono le implicazioni che risultano da una teoria fatta in questo modo in economia? Le implicazioni logiche sono queste. Se io ho descritto un equilibrio, per descrivere un equilibrio devo introdurre quali sono i dati, quali sono le preferenze, quali sono gli agenti economici che ci sono nell'economia, quali sono le preferenze di questi agenti economici. Se tra questi agenti economici ci sono dei produttori, delle imprese, devo indicare le possibilità di produzione, la tecnologia di queste imprese. Se ci sono dei beni esistenti, devo dire chi possiede questi beni, qual è la distribuzione della ricchezza tra i diversi agenti economici. Deve indicare quali sono le regole secondo cui questi agenti economici possono scambiare o possono produrre. Questi sono tutti dati, non vengono spiegati dalla teoria economica, sono dei dati. Con questi dati io determino, la teoria economica determina quanto viene prodotto,
quanto viene scambiato, a che prezzi viene scambiato e così via. Quindi le implicazioni che si traggono sono di questo tipo, con certi dati, dati sono preferenze, tecnologie, distribuzione della ricchezza, cos'altro indicato, regole di mercato, quale tipo di mercato c'è, quali regole devono seguire gli agenti economici, con questi dati si ha un equilibrio, dati A ottengo l'equilibrio B. Quindi la previsione che consentita dalla teoria economica è di questo tipo: se i dati sono A, io ottengo prezzi e scambi e produzioni B. E questa è l'implicazione che risulta dalla teoria economica. Quindi sono previsioni condizionate al fatto che ci sono certi dati. State attenti che questa previsione, la parola previsione sembra che uno che si debba riferire al futuro, non è detto. Questo tipo di implicazione si può anche riferire al passato. Se io per esempio dico, ho visto che questo stabilimento ha prodotto in un anno 50.000 automobili, e posso dire con i dati, con la tecnologia che ci sono e così via, allora deve aver occupato 1.000 persone. Però quindi l'implicazione non è detta che vada da oggi al futuro, può anche andare da una situazione odierna al passato, da ciò che si conosce a ciò che non si conosce. Ecco, un aspetto rilevante in economia, che non c'è in altre scienze, è la valutazione del risultato. Perché siccome lo scopo dell'economia, dell'attività economica, viene visto nel benessere sociale, si tratta di valutare se il risultato è buono o cattivo in riferimento a questo scopo. Quindi, per esempio, è meglio per la collettività che l'organizzazione sia di tipo A, ad esempio con mercati regolamentati, perché siano concorrenziali, cioè perché ci sia una legislazione antitrust anziché senza legislazione antitrust, oppure appunto è meglio per la società che il dato sia mercati con regolazione antitrust o mercato senza regolazione antitrust. Ecco, vediamo quali sono le implicazioni che risultano da questi dati diversi. Abbiamo cambiato il tipo di regolamentazione, c'è regolamentazione antitrust o non c'è, vediamo le implicazioni. Vediamo quali sono le quantità prodotte, le quantità scambiate. E diciamo, per la società è meglio il sistema A o il sistema A'. Ora, un caso del genere nelle scienze naturali non c'è. Non ci chiediamo se anziché essere il sistema solare con 9 pianeti, e sarebbe stato meglio un sistema solare con 3 pianeti, non ha senso, mentre nelle scienze sociali e nell'economia questo ha senso. Dobbiamo fare una valutazione, e quando si fa una valutazione si introduce un elemento che si trova, che si può trovare collegato alla distinzione tra scienze naturali e scienze morali. Nelle scienze naturali si tratta soltanto di descrivere razionalmente la realtà naturale. Nelle scienze morali c'è anche la valutazione. Ora, in economia non c'è la valutazione del comportamento dei singoli individui. C'è soltanto la valutazione del risultato che si ottiene con delle regole sociali. E quindi, per esempio, si valuta se è opportuna o no una legislazione antitrust. E questo settore dell'economia viene indicato anche talvolta come economia del benessere, ed è legato alla presenza, all'introduzione di funzioni di benessere sociale. State attenti che alcuni, non so, Pareto per esempio, non riteneva che questo facesse parte dell'economia e lo metteva nella sociologia, dove vi erano anche questi aspetti. La distinzione tra scienze naturali e scienze morali è piuttosto vaga, ondeggiante, non è sempre riferita alla introduzione di una valutazione.
tante volte è una distinzione che si fa su base puramente nominalistica. Le scienze naturali si occupano del mondo naturale e animale, le scienze morali si occupano del mondo umano, cioè di tutto ciò che si riferisce all'attività umana. L'attività umana. Ma sotto sostanzialmente dovrebbe esserci, perché si ha un obiettivo di valutazione del comportamento degli uomini. Vediamo ora quali sono i limiti della scienza economica. Io indico ora tre limiti sostanziali. Il primo limite, preferisco parlare prima dei limiti e poi delle potenzialità. Il primo limite è che la scienza economica non è autonoma. Sull'economia, sullo stato dell'economia c'è l'influenza di fattori non economici, ad esempio i fattori demografici, psicologici, culturali, tecnologici, politici, istituzionali, internazionali e anche monetari, bancari, finanziari, per quella parte della loro attività che non deriva da scelte economiche ma da scelte di altra natura. Ora, tutti questi fattori influiscono sullo stato dell'economia. E quindi la teoria economica, se manca di una teoria demografica, di una teoria sugli stati psicologici, su una teoria sullo sviluppo tecnologico e così via, non può fare una descrizione completa. Quindi la scienza economica è per forza una descrizione parziale del mondo economico, una descrizione parziale. Deve prendere come dati molte cose che non sono spiegabili con la teoria economica. E come si affronta questo problema la teoria economica? Beh, possiamo distinguere due tipi di teoria economica, quella, l'analisi statica e l'analisi dinamica. Nell'analisi statica, che razionalizza la situazione economica di un unico istante periodo di tempo, quindi la teoria statica non significa stazionario, cioè che tutto rimane indefinitivamente, si ripete nel tempo, ma significa soltanto che noi stiamo osservando un unico istante del tempo. E in questo istante tutti quegli altri fattori rientrano tra i dati. Quindi vi è un dato che dice la demografia, il numero degli agenti economici è questo e ha questa struttura per età. Dal punto di vista tecnologico, le possibilità di produzione delle imprese sono quelle esistenti in questo periodo e sono queste, è un dato. E così è un dato la situazione politica, la situazione istituzionale e così via. E quindi si ricerca un equilibrio condizionato da questi dati. Quindi tutti questi fattori che influiscono sull'economia rientrano tra i dati dell'analisi economica. E nell'analisi dinamica com'è la situazione? Nell'analisi dinamica c'è una situazione un po' più complicata, perché questi, diciamo, fattori non economici non si rimangono costanti nel tempo, si modificano, quindi dobbiamo ipotizzare come si modificano nel tempo. E dobbiamo anche tener conto di un fatto, che questi fatti non economici che influiscono sull'economia, a loro volta sono influenzati dalle situazioni economiche. E quindi non possiamo ipotizzare semplicemente come dato, ipotizzando una loro evoluzione, perché la loro evoluzione dipende a sua volta anche da come evolve l'economia che stiamo studiando. E quindi diventa molto più complicato. Si possono fare ipotesi molto semplificatrici nelle analisi dinamiche, per tener conto che vi sono, diciamo, che l'analisi economica di per sé è parziale, non tiene conto di, non vi è un'analisi, se volete, del tutto, tra virgolette, sociale. Manca una teoria del tutto nell'analisi della società umana. Noi abbiamo una teoria dell'economia. L'economia ha una struttura teorica ben formata, sviluppata, da cui si ricavano molte cose.
però sull'economia influiscono tanti altri fattori non economici che non hanno una teoria altrettanto sviluppata. Ecco, un altro limite deriva dal fatto che la realtà economica non è indipendente dalla scienza economica, nel senso che le azioni degli agenti economici, che noi abbiamo rappresentato come scelte, dipendono dalle loro opinioni, e le opinioni, più o meno, per taluni più, per altri meno, dipendono dalla scienza economica che condividono. E quindi abbiamo una situazione in cui la teoria tiene conto delle scelte individuali e queste scelte dipendono a sua volta dalla teoria che gli individui che agiscono, gli individui o altri decisori, condividono. Un esempio: il comportamento delle banche centrali dipende dalla teoria condivisa in quel momento dalla banca centrale, e se cambia la teoria economica cambia il comportamento della banca centrale. Quindi noi dobbiamo tener conto, quando studiamo una certa società in cui vi è una banca centrale che opera, di introdurre qual è la teoria che la banca centrale sta seguendo. Ora, una cosa del genere nelle scienze naturali non c'è. La realtà, razionalizzata dalla fisica, per esempio, non è influenzata dalla teoria fisica, dalla teoria sulla fisica. Cioè i pianeti non modificano il loro moto se muta la teoria astronomica. E nell'economia sì, se muta la teoria economica ci saranno degli agenti che magari condivideranno questa teoria economica e mutano il loro comportamento e quindi mutano l'equilibrio che ne risulta. E questo fa sì che l'evoluzione scientifica rende la teoria economica temporanea. Nel senso che se la teoria progredisce, se la scienza progredisce, cambia anche la società che la scienza economica cerca di spiegare. E questo determina la temporaneità della teoria. Si modifica la teoria, si modifica la società, e noi dobbiamo ogni volta, siamo interessati a seguire questi movimenti. Ecco, il terzo aspetto dei limiti della scienza economica che vorrei mettere in evidenza dipende dal fatto che ci sono predizioni e ci sono le aspettative degli agenti economici. Ecco, siamo attenti, lo scopo della scienza, di ogni scienza, non è la predizione del futuro. Così ritenevano i primi positivisti, Auguste Comte per esempio, ma già alla fine dell'Ottocento la si pensava diversamente. Ciò che è la scienza, lo scopo della scienza è la descrizione razionale della realtà e la razionalizzazione del mondo osservato. Però nella realtà ci sono le predizioni e si formano aspettative sul futuro e queste influiscono sulla realtà economica. Quindi dobbiamo tener conto anche di questo. Perché si formano? Teniamo conto anche di un altro fatto, che ci sono fatti nuovi, ci sono sorprese sempre, imprevisti. Dobbiamo tener conto che possono accadere fatti imprevisti. E il caso tipico è quello della scienza, proprio il caso della scienza. Noi sappiamo, ci aspettiamo che la scienza progredisca. E se ci aspettiamo questa, dobbiamo anche aspettarci che ci sono fenomeni che ancora non conosciamo, perché se li conoscessimo già avremmo la scienza su di loro. Il progresso scientifico stesso è una sequenza di fatti nuovi imprevisti. Non vi è progresso scientifico se le teorie del futuro sono già previste oggi. Quindi le teorie del futuro saranno per noi, che non le abbiamo ancora, delle sorprese, dei fatti nuovi. Le teorie del futuro sono nuove. E quindi questo fa sì che non si possa fare predizioni, per esempio non possiamo fare predizioni su quale sarà lo sviluppo del settore scientifico, nelle diverse scienze. Questo è il primo a mettere in luce, in evidenza, almeno
forse non il primo, ma quello che ha messo più in evidenza questo aspetto è stato Popper. Ecco, un'ultima cosa su questo limite che vorrei sottolineare riguarda la influenza delle predizioni. Ora, sulle predizioni noi possiamo immaginare, può succedere di tutto, e ci possono essere dei casi estremi. Prendiamo i due casi estremi, cioè predizioni che se credute si autorealizzano. Ci sono casi di questo tipo. Immaginiamo che un guru dica che la banca A sta per fallire e questo guru viene creduto. Cosa accade? La banca A fallisce. Perché? Perché tutti i depositanti ritirano i loro depositi. Quindi se c'è una predizione di questo tipo e viene creduta, l'effetto è un'autorealizzazione della predizione. Però ci sono anche delle predizioni che se vengono credute sicuramente non si realizzano. Per esempio, se un guru dice che il valore di un'azione quotata in borsa scenderà nel prossimo mese del 10%, per poi salire del 100% nel mese successivo e viene creduto, che cosa determina? Che molti compreranno, il comportamento in borsa sarà diverso, perché molti compreranno prima, quando quel titolo sta scendendo, per non farsi precedere da altri. E quindi quella predizione non si potrà verificare. Ecco, su questa questione, che è una storia veramente antica sulle predizioni, potete ricordare il mito di Cassandra nell'Iliade, che Cassandra era una che prediceva disgrazie e non veniva creduta, e le disgrazie si realizzavano perché non veniva creduta. Quindi il mito che le predizioni si realizzano se non vengono credute, almeno per alcune di queste predizioni. Ecco, un aspetto irrilevante invece in economia, più che le predizioni, sono le aspettative degli agenti economici. E gli agenti economici agiscono tenendo conto di ciò che si aspettano nei periodi successivi. E oggi, nella teoria economica, quella che prevale è l'ipotesi di aspettative razionali. E quali sono le aspettative razionali? Quelli che risultano coerenti con la teoria in esame. E le aspettative possono essere razionali se presumiamo che gli agenti imparino osservando la realtà e abbiano una certa informazione. E qual è il limite delle aspettative razionali? Beh, il limite delle aspettative razionali sarebbe tutto abbastanza ragionevole se la teoria economica fosse completa, non ci fosse quell'incompletezza che ho già indicato prima. Ora, se la teoria è incompleta, ci può essere una teoria che vada bene per la parte strettamente economica, però ci manca la teoria su tutti quei fattori che influiscono sull'economia. E mancandoci questa teoria, come si formano le aspettative? Le aspettative non si formano soltanto sulla base della parte economica della teoria. Le aspettative dipendono anche da ciò che ci attendiamo, che ci possiamo attendere, dei fattori che influiscono sull'economia, ma non sono fattori economici. Ad esempio, noi ci attendiamo che il risultato delle elezioni sul nuovo presidente americano influisca sull'economia. E quindi gli agenti economici devono formarsi delle aspettative su quale sarà la situazione economica tra un anno o due, dopo che ci saranno state le elezioni americane. E qual è l'aspettativa razionale al riguardo? E non abbiamo una teoria soddisfacente su chi vincerà le elezioni americane, su quale politica chi vincerà le elezioni, quale politica economica seguirà. E quindi, se teniamo conto che sull'economia si hanno queste influenze e questi fattori, su questi fattori non abbiamo una teoria soddisfacente, l'uso delle aspettative razionali in qualche misura è limitato.
cioè presenta qualche aspetto negativo. Detto questo, ora vorrei parlare dell'ultimo punto che è il più interessante per certi versi, è quello della potenzialità della scienza economica. E le potenzialità sono diverse e di diversa natura. La prima cosa che vorrei mettere in evidenza è che la scienza economica, che in origine era nata unicamente per studiare gli aspetti economici, quelli che abbiamo indicato, cioè scambi e produzione, sostanzialmente tutto ciò che è legato a scambi e produzione, e questa teoria è stata applicata anche in altri ambiti delle scienze sociali. Quindi c'è stata quasi un'esportazione dei metodi logici della teoria economica, della scienza economica, ad altri settori delle scienze sociali. E per questo che la teoria economica alcune volte viene accusata di imperialismo. E così, per esempio, è stata implicata e usata la teoria economica per la famiglia, per lo studio della famiglia, di come si forma e si comporta una famiglia. Nel diritto ci sono degli studi che impiegano strumenti analitici dell'economia per studiare il diritto, l'evoluzione del diritto. Nella politica la teoria dei giochi può essere usata, è stata usata ampiamente da alcuni politologi per l'analisi delle decisioni e degli equilibri politici e così via. Però, diciamo, questo si può fare fino a un certo punto, perché non sempre le ipotesi su cui è costruita la teoria economica sono adatte in altri ambiti. Per esempio, l'ipotesi di intenzionalità delle azioni non si adatta alla psicologia e alla sociologia in genere. Però ci sono dei problemi anche nell'economia e tenete conto che molti aspetti, alcuni aspetti economici, non sono bene analizzabili con la teoria delle scelte, della teoria delle scelte, dell'equilibrio tra scelte. E per esempio, un riferimento può essere lo stesso Pareto, che quando aveva introdotto le azioni non logiche, lui si riferiva al fatto che ci sono delle preferenze che non possono essere spiegate con la teoria economica. Le preferenze le dobbiamo prendere per date, non spiegate. Per date, perché non sempre le preferenze indicano un logico perseguimento di un obiettivo. Uno può avere, che so io, la preferenza di rivolgersi a una fattucchiera, e l'economia ne tiene conto per stabilire la domanda dei servizi delle fattucchiere e il loro prezzo, però è ovvio che la domanda dei servizi di una fattucchiera non è un'azione logica, almeno per un osservatore razionale e non credulone. È ovvio che quella scelta di andare dalla fattucchiera non è un'azione logica, però l'economia ne tiene conto, riesce a spiegarla? No, dice, perché quello è cretino, ma non più di tanto. E questo è particolarmente rilevante nelle scelte in condizioni di incertezza. Questo ha determinato anche il fatto che in alcuni casi si formano delle teorie interdisciplinari in cui si mescolano ipotesi di scienze diverse. Per esempio, un esempio, l'unico che indico, è quello della teoria dei giochi evolutivi. E noi abbiamo la teoria dei giochi in cui ci sono le strategie degli agenti. Però nei giochi evolutivi la strategia di un agente non è una scelta, come invece nella teoria economica normale, ma una caratteristica comportamentale già predeterminata. Nella teoria dei giochi evolutivi, per esempio, vedere se in una società di falchi e colombe quale sarà l'equilibrio finale, quanti falchi e quante colombe, il comportamento dei falchi e delle colombe non è una scelta del falco o della colomba, è un comportamento predeterminato
Ma questo si può applicare anche a comportamenti non soltanto animali, ma anche a comportamenti umani, e quindi fare delle teorie in cui si applica la teoria dei giochi, però con ipotesi che non sono sempre o del tutto del tipo la strategia è una scelta, o non è completamente una scelta. E detto questo, lo sviluppo della scienza economica c'è, ovvio che c'è, e da che cosa è indotto lo sviluppo della scienza economica? È indotto da due fattori essenziali. Il primo, che le situazioni economico-sociali cambiano, sono nuove, vi è evoluzione nella società, si verificano fatti nuovi, osserviamo cose prima non osservate, certe cose che prima avevano rilievo parziale o limitato diventano invece improvvisamente fattori molto rilevanti, e quindi cambiando ciò che osserviamo dobbiamo introdurre teorie nuove, spiegazioni che prima non c'erano. E quindi questo è un motivo di evoluzione. Per esempio, prendiamo il caso della teoria delle reti. Prima che ci fosse internet, la teoria delle reti era, si diceva qualcosa, ma era del tutto limitato e irrilevante. Dopo l'introduzione di internet, la teoria delle reti è diventata, dal punto di vista economico, molto rilevante, perché molti scambi, produzioni, accumulazioni di ricchezze e così via derivano dalla teoria delle reti, in cui, per esempio, per ogni tipo di attività c'è una sola rete rilevante, perché è conveniente partecipare tutti alla stessa rete, perché se il vantaggio deriva dalle possibilità di comunicazione con altri, più altri partecipano alla stessa rete, tanto è meglio per tutti. E quindi ci sarà solo una rete dominante per ogni aspetto per cui conviene essere collegati. E l'altro aspetto che determina l'evoluzione della teoria economica, della scienza economica, non è il mutamento di ciò che osserviamo e va spiegato, quindi dei fatti economici, ma anche il mutamento scientifico vero e proprio. Se ci sono metodi di ricerca nuovi, e i metodi di ricerca nuovi si possono utilizzare anche per le scienze economiche. Prendiamo il caso ora, per esempio, di quella che viene chiamata big data, cioè la possibilità, ci sono oggi strumenti statistici o di utilizzo dei dati statistici che ci consentono di utilizzare la grande quantità di dati che sono disponibili in rete, per esempio. E questa evoluzione è stata determinata, vale per, diciamo, per tutta la scienza, ma in economia è rilevante e si può utilizzare. Quindi questa nuova potenzialità è derivata da uno sviluppo dei metodi di ricerca scientifici. Se uno pensa che in origine in econometria i calcoli dovevano essere fatti a mano e quindi si poteva fare ben poco, relazioni molto semplici. Se uno pensa alle relazioni che scriveva Moore negli anni 10 del Novecento, tutti i calcoli erano fatti a mano ed erano calcoli econometrici. E poi con l'uso dei calcolatori l'econometria è diventata molto più facile da applicare, e ora con la tecnica dei big data si possono fare cose enormi sotto questo aspetto. E quindi l'evoluzione, lo sviluppo non lo posso predire, non si può predire, perché deriva dalle situazioni nuove che osserveremo e deriva dalle nuove tecniche scientifiche che saranno a disposizione. E su questo ci sarà, spero, molto da fare. E quindi cosa posso concludere in questo? È che la scienza economica non è certo noiosa. Ci sono sempre fatti nuovi, sorprese, c'è da fare. E anche se questa scienza era stata definita a suo tempo la scienza triste, però chi aveva definito triste la scienza economica? Era stato Carlyle,
agli inizi dell'Ottocento, ma Carlyle, ricordiamolo, era uno schiavista. Lui scrisse che l'economia era una scienza triste perché ipotizzava l'eguaglianza tra gli individui. Distingueva, lui pensava che le razze fossero diverse e ci fosse la superiorità della razza bianca. E tenete conto che nell'Ottocento c'erano due modi di vedere completamente opposti della realtà sociale. C'era il mondo che io vi ho rappresentato, che era quello che derivava dall'illuminismo, dall'approccio scientifico all'economia, per cui la scienza economica non è diversa dalle altre scienze. C'ha elementi di diversità, ma il nucleo è sempre razionalizzazione di fatti osservati. E c'era un altro mondo, e l'altro mondo era quello che non sopportava che il comportamento umano fosse uno studio di carattere scientifico. E quindi era quella visione per cui non si poteva fare teoria economica, erano gli storicismi, gli storicisti tedeschi non volevano l'analisi scientifica dell'economia. Ci fu la disputa sul metodo tra Menger austriaco e gli storicisti tedeschi. E teniamo conto anche che la filosofia idealista, non tutta, ma una parte della filosofia idealista, non accettava i risultati dell'illuminismo, ma si poneva in contrapposizione all'illuminismo, quindi all'analisi scientifica del mondo che osserviamo. E quindi, se volete studiare economia, buon divertimento. Grazie. Ringraziamo il professor Montesano. Apriamo la piccola breve parte delle domande. Invito Federico Ferrante a porre la prima domanda, uno studente del triennio di economia aziendale. Prego. Buonasera professore, io le volevo chiedere quanto la scienza economica nel corso del tempo ha contribuito a trovare soluzioni convincenti per quanto riguarda le crisi economiche. Grazie. E che vi siano crisi economiche c'è sempre stato. Nelle economie precapitaliste, preindustriali, le crisi economiche erano dovute sostanzialmente a fattori meteorologici. Cioè c'erano cattivi raccolti e quindi in quei periodi si soffriva la fame. Era facilmente spiegabile da che cosa dipendeva la crisi economica. Come si poteva evitare la crisi economica? Beh, facendo la danza della pioggia, o poco più. Con la società industriale le crisi economiche sono dipese anche da altri fattori e che dipendono dalla incapacità di vendere ciò che si è prodotto, da una discrepanza tra offerta e domanda. E però le crisi economiche rilevanti, almeno quelle che ci interessano di più, la loro origine è quasi sempre legata ad aspetti politici e finanziari, non tipicamente economici. Se noi consideriamo le due grandi crisi economiche a cui possiamo fare riferimento, sono la crisi del 1929 e la crisi in cui siamo ancora immersi, quella del 2008. La crisi del 29 è cominciata con un crollo in borsa, nella borsa americana, ed ha determinato questo poi un crollo della produzione e ha determinato degli effetti abbastanza pesanti che si sono conclusi soltanto con la Seconda Guerra Mondiale. Prima tutti gli anni 30 sono stati anni di crisi più o meno permanente. Fu quella crisi determinata da fattori economici in senso stretto
che la spiegazione della crisi del 29 sia sempre stata data e ci sia una spiegazione pacifica. Ci sono tante spiegazioni e alcune di queste spiegazioni si riferiscono tipicamente a quello che era l'ordinamento monetario e finanziario del periodo. Per esempio, un aspetto della crisi economica del 29, da che cosa può essere stata determinata? Beh, può essere stata determinata dal fatto, per esempio, che ci fu il ritorno all'oro in Inghilterra. Almeno in Inghilterra questo fu un fatto principale. Cioè, ma un ritorno all'oro che fu fatto introducendo lo stesso rapporto di cambio tra sterlina e oro pre-guerra. Quindi fatto questo che determinava la necessità di ridurre i prezzi, non ricordo bene perché ancora non c'ero, ma credo di almeno il 30-40%, cosa che era impossibile in una società industriale ridurre salari e prezzi del 30-40%. Ricordiamoci che in Italia, in quel periodo che vi era il fascismo ridusse due volte i salari e i prezzi del 10% per cercare di arrivare a un equilibrio. Cose che hanno poco senso, evidentemente, non era quella la ricerca. E ricordiamoci degli effetti negativi che derivavano dalla crisi del 29 per la chiusura del commercio internazionale, perché molti paesi seguirono delle politiche protezionistiche e la chiusura del commercio internazionale portò alla rovina anche paesi che prima erano ricchi come l'Argentina e che non c'entravano niente con la crisi economica. E abbiamo imparato da quella crisi? Sì, e ci sono stati degli insegnamenti che vengono seguiti. Certamente la politica monetaria che è stata seguita dopo la crisi del 2008 non ha niente a che fare con la politica monetaria che era stata seguita dopo la crisi del 1929. È stata del tutto non convenzionale, come si dice. I paesi hanno introdotto limiti al commercio internazionale, dazi doganali. Per fortuna no, anche se c'è sempre in giro qualcuno che vuole introdurre dazi antidumping o dazi doganali, vuole ridurre il commercio internazionale, ma per fortuna non si è seguita questa via, altrimenti avremmo avuto degli effetti ancora peggiori. E quindi, diciamo, degli insegnamenti li abbiamo tratti. Però c'è questo, che ogni volta, ogni crisi ha degli elementi nuovi su cui gli economisti sanno qualcosa o sanno poco e devono in qualche modo apprendere e proporre delle situazioni nuove. E, per esempio, una cosa che non avevo detto della crisi del 29, una parte della crisi negli Stati Uniti fu determinata dal fatto che i prestiti dati a, diciamo, di tipo fondiario dovevano essere restituiti a richiesta da parte della banca. Quindi se una banca stava per fallire, richiedeva la restituzione del prestito alla persona a cui aveva prestato per comprarsi una casa. E questo ovviamente non poteva restituirlo. E questo determinava degli effetti cumulativi enormi. Quali fu l'effetto del 29? Quale suggerimento fu dato, fu creato? Beh, i suggerimenti furono sostanzialmente quelli buoni, di natura monetaria e bancaria. Ricordiamoci che in quegli anni fu fatta, negli Stati Uniti ci fu la Steagall-Glass Act, che divise l'attività delle banche commerciali dall'attività delle banche di investimento. Qualcosa di analogo fu fatto in Italia con la legge bancaria nel 1936. Ebbe degli effetti positivi in definitiva, perché riuscì a limitare gli effetti negativi della crisi precedente. E quindi, diciamo, qualcosa si fa e si può fare. Però, diciamo, non possiamo avere cure preventive per malattie che ancora non conosciamo.
Allora, passo velocemente, dico che ho selezionato solo una piccola parte di domanda perché abbiamo poco tempo. Allora, invito Gabriele Castelli, studente della laurea magistrale in finanza e metodi quantitativi per l'economia. Seguiranno altre tre domande, magari velocemente, un pochino più veloce. Sì. Buonasera. Vorrei porre al professor Montesano la seguente domanda. La moralità, intesa come il complesso di principi e azioni di ordine morale e socialmente inerenti il buon costume, unitamente all'etica, come ha pregiudicato, se lo ha fatto, lo sviluppo della scienza economica? In aggiunta, quali incentivi possono avere i governi a mentire sullo stato dell'economia? E tali comportamenti sono sempre da condannare? Grazie. Grazie. Allora, le domande sono due. Vediamo primo il punto, legame tra moralità ed economia. Beh, voi avete avuto qui una conferenza di Amartya Sen su questioni del genere, almeno ho visto il titolo, e quindi lui avrà presentato sicuramente bene la questione. Ecco, quello che io desidero mettere in evidenza è questo, che Adam Smith scrisse due grandi opere. Una fu della ricchezza delle nazioni, in cui metteva in evidenza che le regole di comportamento buone per la società devono presumere che gli individui sono come sono e quindi deve stabilire delle regole buone per la società tenendo conto che gli individui si comportano come vogliono. Quindi se sono egoisti si comportano da egoisti, se sono altruisti da altruisti e così via. Le regole devono creare un buon funzionamento anche se gli individui sono egoisti. Poi scrisse un libro sui sentimenti morali in cui invece si preoccupava del buon comportamento dei singoli individui. Quindi la prima cosa che io non condivido con altri è che Adam Smith, e quindi la teoria economica, richieda che gli individui si comportino egoisticamente. Ecco, questo non c'è. La teoria economica prende il comportamento degli individui così come sono, come si comportano loro. Quando Smith dice che uno non si deve aspettare gli alimenti dal mercante che li vende, ma li ottiene perché pagandolo lui è contento di ricevere i soldi, quindi è la sua avidità che fornisce gli alimenti, non la sua benevolenza. Lui non esclude che ci possano essere anche i benevolenti che forniscono del cibo a chi ne ha bisogno. Lui quello che vuole mettere in evidenza è che il mercato consente l'ottenimento degli alimenti anche se chi ha gli alimenti è egoista. E quindi che il mercato consente un buon funzionamento anche se gli individui si comportano come vogliono. Quindi non c'è la richiesta che gli individui debbano essere egoisti dalla parte degli economisti della teoria economica. C'è solo la richiesta che noi vogliamo stabilire delle regole buone, che fanno bene per la società, tenendo conto che gli individui sono come sono. Ecco, tenete conto, poi forse divago troppo, l'altro aspetto che volevo tener conto è questo, che è vero però che lo sviluppo economico e la tendenza degli individui ad accrescere la propria ricchezza può fomentare dei comportamenti di avidità. E questo è un aspetto negativo, che dipende dalla, se nella società prevale l'idea che il ricco è buono nel senso che è bene essere ricchi, e questo può fomentare l'avidità delle persone e quindi avere un effetto negativo sulla società. Ma solo questo aspetto, diciamo, che per me è abbastanza secondario, anche se può essere messo in evidenza. Sull'ultima questione era su se è opportuno che i politici dicano la verità o no, dicono bugie. Ecco, naturalmente uno deve porsi qual è l'obiettivo dei politici.
I politici possono avere tre obiettivi che tante volte si uniscono insieme. L'obiettivo di amministrare bene il potere ai fini di incrementare il benessere della società. L'altro obiettivo può essere quello di operare in modo da ottenere il consenso e quindi voti da parte dei cittadini. Il terzo obiettivo è quello perché di operare per accrescere la propria ricchezza. Questi possono essere i tre obiettivi dei politici e loro possono seguire questi tre obiettivi. Mettiamo ovviamente mentono facilmente se seguono gli ultimi due obiettivi e non fanno bene a mentire, sono dei comportamenti abbastanza spregevoli, specialmente il terzo. Ma il secondo è l'obiettivo, quello di accrescere il proprio consenso elettorale, per esempio. In quel caso il politico dice quello che la gente vuole sentirsi dire, perché così riesce ad ottenere il voto di quelle persone. Ma mettiamo che invece segue il primo obiettivo, quello di accrescere il benessere sociale. Se segue il primo obiettivo, ci sono dei casi in cui è opportuno che menta? Questa è una questione morale piuttosto vecchia. Ci si può mentire a fin di bene? La risposta non lo so quale sia, se sì o no. Dipende dalle circostanze, dipende dallo stato d'animo in cui uno si trova, dipende quale sia il male che si riesce ad evitare o il bene che si può creare. Quindi è da condannare sempre, in assoluto? Come norma sì, poi è ovvio che non si deve mentire, però bisogna anche creare, se volete, delle regole, delle situazioni organizzative tali in cui mentire non è necessario, non ha senso mentire a fin di bene. Ma se mancano queste regole ci può anche essere il caso in cui si può mentire a fin di bene. Invito Giorgio Baglioni, iscritto al corso triennale in economia aziendale. Prego. Buonasera professore. Ha detto che l'economia è una scienza sempre in evoluzione e nel corso di questi ultimi anni ci sono stati vari cambiamenti sociali dovuti soprattutto alla crisi che ancora persiste. In futuro quanto è plausibile un ritorno a un'economia rivolta più al benessere dei cittadini che al rigore di bilancio? Grazie. Il punto è che le due cose non sono così separate. Chi predica il rigore di bilancio lo fa perché dice che il rigore di bilancio è utile per il benessere dei cittadini. Almeno i tedeschi ragionano in questo modo. Dicono che il rigore di bilancio è necessario per avere il benessere dei cittadini. E d'altro canto noi quello che possiamo dire è: perché l'Italia si trova in questa situazione? Negli ultimi 20 anni si è trovata in questa situazione. E da dove è nato il tutto? E il tutto è legato all'enorme ammontare del debito pubblico italiano. E perché si è formato questo debito pubblico? Questo debito pubblico si è fermato perché nel ventennio, negli anni 70 e degli anni 80 non c'è stato rigore di bilancio, c'era stata una gestione dell'economia molto allegra, se vogliamo dire, cioè con disavanzi enormi. Negli anni 70 i disavanzi venivano coperti con la creazione di moneta e con alta inflazione, e negli anni 70 c'erano tassi di inflazione del 15-18%. Poi, alla fine degli anni 70, fu introdotta la separazione tra Banca d'Italia e Governo, per cui non fu più finanziato il disavanzo con moneta, ma fu finanziato con titoli di debito pubblico. E il debito pubblico salì negli anni 80, arrivando all'inizio degli anni 90 a un ammontare considerevole, pari a quello del prodotto nazionale di un anno. E allora la risposta in questo caso sarebbe: noi ci troviamo in questa situazione perché allora non fu seguito il rigore di bilancio.
Però la domanda è un'altra. Ora che siamo in questa situazione, ha senso il rigore di bilancio o no? In una situazione di crisi economica, in cui c'è disoccupazione, in cui ci sono risorse inutilizzate, è il rigore di bilancio la via da seguire per ottenere il benessere sociale? E beh, qui evidentemente la risposta può essere diversa. E in una situazione di questo tipo il rigore di bilancio non determina sicuramente la crescita dell'occupazione e della produzione. In casi di questo tipo, anzi, bisogna far crescere la spesa pubblica. Quale tipo di spesa pubblica? Qui bisogna stare attenti. Un tipo di spesa pubblica che non sia duratura, cioè non sia una spesa pubblica che poi si ripete inalterata nel futuro, ma un tipo di spesa pubblica limitata al periodo di crisi che si vuole superare, per esempio con investimenti in infrastrutture, con investimenti limitati nel tempo ad alcune cose. E qui può avere più senso una politica di questo tipo che non il rigore di bilancio. Ovviamente le opinioni possono essere diverse, però dal punto di vista della teoria economica, quella che viene normalmente accettata, il rigore di bilancio ha senso nel lungo periodo, invece una spesa in disavanzo può aver senso in situazioni di breve periodo di crisi. Allora, invito il professor Manuel Vacchero, docente di storia economica al Dipartimento di Scienze Politiche, prego. Grazie, mi complimento per la lezione, anche ho trovato molto stimolante come storico che si richiama l'anima sociale dell'economia. E allora brevemente volevo chiedere, ma qual è il ruolo degli economisti? Oggi, soprattutto pensando ai nostri giovani studenti, domani, come si devono porre gli economisti rispetto alla società? Grazie. Allora, è che quando si parla di economisti e di economia, il campo è vastissimo. Cioè di economisti ce ne sono tanti di diverso tipo che studiano tante cose diverse. E allora uno si può rivolgere la domanda a tutti questi e le risposte che ottiene sono naturalmente di tipo molto diverso. E l'economista teorico, almeno quello che fa teoria economica in senso stretto, non cerca altro che di trovare una teoria che razionalizzi la realtà osservata. Nel senso, mette in luce gli elementi più, quelli che ritiene più importanti, ne cerca i legami, le relazioni tra questi e fa una teoria che descriva la società economica da questo punto di vista. E quindi, se volete, sotto questo aspetto, se guardiamo l'agricoltura, l'economista che fa questo è come il botanico, e ha la stessa funzione del botanico. Allora al botanico non chiediamo alcune cose, alcune domande che invece sono interessanti, che vengono rivolte agli economisti, ma sono altro tipo di economisti. Come accanto al botanico c'è il giardiniere, c'è l'esperto di coltivazioni arboree, c'è l'altro che è esperto di coltivazioni di viti e così via, e così ci sono economisti che si interessano di tante cose diverse. Ora, un economista che si interessa di politica economica e si interessa di come si deve svolgere l'azione politica perché abbia influenza benefica sull'economia, lì le risposte sono diverse e sono molto mutevoli nel tempo, mentre per quello che fa la stessa attività del botanico l'evoluzione della teoria nel tempo è di tipo diverso. Ci sono degli sbalzi alcune volte notevolissimi, però che non hanno quasi niente a che fare con la realtà, dipende molto dalla visione che si ha del mondo, che muta la visione del mondo.
E quindi, diciamo, i compiti sono tanti, sono diversi, le aspirazioni e come vogliamo dire, gli interessi degli economisti sono molto diversi l'uno dall'altro. Naturalmente si mettono tutti insieme nel calderone della parola economisti, però diciamo, i comportamenti e le funzioni sono abbastanza diverse e quindi i comportamenti e le risposte sono diverse. Allora, c'è un'ultima domanda. Gabriele Angori, dottorando di ricerca in economia e curriculum in economia e istituzioni, prego. Intanto approfitto per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Dipartimento di Economia, il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Fiso Dorelli, la Fondazione Ranieri di Sorbello e anche il Dottorato in Economia che hanno contribuito a questa iniziativa. Prego. Allora, buonasera professore. La mia domanda è questa. Risulta difficile riuscire a fare previsioni economiche future, però ritengo che lo studio e la ricerca in economia debbano comunque essere orientati ad una visione futura, non solo statica. A tal proposito, ritieni che la ricerca quantitativa econometrica sia un buono strumento per fare previsioni sul futuro andamento di un certo fenomeno economico? Grazie. Sì, la risposta è positiva, però vediamo un momento di chiarire meglio i punti, i termini. È ovvio che noi dobbiamo fare previsioni sul futuro, non predizioni, distinguiamo un momento, previsioni ovviamente condizionate. Noi, se noi svolgiamo un'azione, ci attendiamo un risultato da questa azione, quindi facciamo una previsione su quello che ci attendiamo sia il risultato della nostra azione. Quindi previsioni vanno fatte perché dobbiamo formarci delle aspettative che regolano anche i nostri comportamenti odierni. È ovvio che la teoria economica, quando razionalizza ciò che vede, crede e è interessata a che questa razionalizzazione venga usata anche per il futuro, per i fatti futuri. Però deve sapere che questo può avvenire solo approssimativamente, con certi limiti. Anche l'econometria è molto importante sotto questo aspetto. È stato uno degli sviluppi maggiori che vi è stato nella teoria, nell'uso della teoria economica recentemente. Però teniamo conto che l'econometria è uno usa statistiche del passato e scrive delle relazioni che valgono per il passato, immaginando che possono essere applicate, sono in qualche modo delle estrapolazioni per il futuro. Però non sempre queste estrapolazioni si verificano. Se uno vede, per esempio, la crisi del 2008, i prestiti, come si chiama, subprime, le società facevano delle analisi econometriche sul rimborso dei prestiti subprime. E queste analisi econometriche davano dei buoni risultati sulle possibilità di rimborso dei prestiti subprime. Anche perché il periodo di tempo di cui loro avevano dati riferiti ai prestiti subprime era più o meno di 6-7 anni, non di più. Perché prima non c'erano i prestiti subprime. Allora, da quell'esperienza, loro avevano dedotto che nel futuro la capacità di rimborso dei prestiti subprime sarebbe stata buona e quindi gli davano dei rating abbastanza buoni, abbastanza elevati. Poi tutti i titoli derivati che furono costruiti su titoli subprime avevano dei rating buoni, a alcune volte, anche se i titoli sottostanti erano dei titoli subprime che avevano delle buone valutazioni per quell'indagine econometrica. Poi tutto questo non si è verificato, si è verificato il contrario, che quei titoli subprime non vennero in gran parte rimborsati e quindi quei titoli che avevano avuto questi rating costruiti econometricamente elevati, quei rating si dimostrarono sbagliati. Quindi è ovvio che noi dobbiamo usare la scienza per regolarci meglio
su come comportarci oggi in vista del futuro, senza dubbio. Però dobbiamo anche avere l'umiltà di ritenere che tutte le nostre previsioni condizionate sul futuro sono abbastanza limitate e che anche quei coefficienti che econometricamente troviamo di correlazione e così via, e tante volte valgono per il passato, ma poi si dimostrano non altrettanto buoni per il futuro. La teoria economica è piena relazioni empiriche che si sono dimostrate false una volta che erano state individuate. La legge di Phillips è un caso e così altro. Una volta che sono state individuate, poi si sono dimostrate non vere. Perché? Ce lo dobbiamo chiedere. Beh, per una molteplicità di ragioni, ma soprattutto perché il futuro non è sempre, non è soltanto effetto del passato. E purtroppo le indagini che noi possiamo fare, la possiamo fare soltanto con l'esperienza del passato. Il futuro sarà un'esperienza futura. E quindi possiamo avere sorprese. Ringrazio il professor Montesano anche per l'umiltà e per la tensione alla ricerca che ci ha dimostrato. Grazie tante. Grazie a voi.